Buonasera amici della Bomboniera, stasera faremo una pizza fatta in non casa, tant'è vero che siamo nel gazebo del giardino della Bomboniera. Abbiamo comprato un bel piano in legno di bambù a Ikea, stasera lo testeremo subito con questa pasta acquistata alla vicinissima Coop. Ci dica quanto tempo le è servito per imparare a fare queste pizze? Circa un paio d'ore o tre di pattume, di schifezze partorite in casa. Dopodiché siamo riusciti ad arrivare a questo splendido risultato. Uè, la pizza! Ali! Le palette, quelle lì. Come vedete ci scordiamo ancora dei passaggi fondamentali. Ci vuole una checklist. Sì. Checklist della pizza. Cosa ci mettiamo su questa pizza? Ci mettiamo un pomodoro che ha preparato la signora, però mi sembra che manchi un po' di origano, perché non mi riesce, non ce l'ha messo. Però naturalmente ce l'ha messo in quantità microscopica. Intanto stanno arrivando dei nuovi clienti alla pizzeria, che presto si siederanno e mangeranno. E quelli in genere che arrivano per ultimi sono sempre più esigenti, perché pretendono tutto e subito. Ecco la vera pizza della Bomboniera. Questa è la margherita. Allora qua impostiamo il timer prima di aprirlo e poi facciamo la prima pizza, una margherita, tanto per scaldare i motori della pizzeria. Quanto ci sta nel forno? 4 minuti e esce pronta per essere mangiata.